Capacità di inventare, di trovare soluzioni sempre più sofisticate per risolvere i problemi è sempre stata una caratteristica umana. È su questa che si basa il progresso tecnologico. Come sappiamo, nell'ultimo secolo gli avanzamenti sono stati davvero enormi. Ce lo ricordano i tanti oggetti esposti qui, al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Ma c'è un problema. Buona parte di questi avanzamenti sono avvenuti a scapito del pianeta. Per quello che riguarda il cibo, scoprire quali piante fossero commestibili è stato sicuramente un passaggio cruciale nell'evoluzione della nostra specie. Ma capire come coltivarle e come trattarle per poterle conservare, per sfruttare al massimo il loro potere nutritivo, ha significato inventare l'agricoltura e una società basata su di essa. E quindi una società sempre più numerosa e con sempre meno persone dedicate esclusivamente alla produzione del cibo. E a proposito di costi per il pianeta, purtroppo dobbiamo ricordarci che non abbiamo ancora vinto la sfida più importante, quella di rendere più produttive, più sostenibili le coltivazioni, ma anche i processi di lavorazione del cibo. A questo scopo si lavora nei centri di ricerca più avanzati al mondo e in Italia questi studi vengono condotti in particolare nei laboratori del Consiglio Nazionale delle Ricerche nell'ambito del progetto Bioeconomia. L'obiettivo è produrre di più con meno, incidendo il meno possibile sull'ambiente e utilizzando meno risorse, in particolare meno risorse provenienti da combustibili fossili, ma ottenendo comunque abbastanza da soddisfare i bisogni di una popolazione molto grande e nella quale ogni individuo ha diritto a cibo sano e completo. Se pensiamo a questo scopo come un grande edificio da costruire, allora possiamo immaginare che si regga su tre pilastri. Piante dalle rese sempre più alte, ma meno bisognose di risorse, sia naturali che artificiali. E poi coltivazioni sempre più efficienti e sostenibili. E infine in grado di produrre sempre meno scarti da smaltire e più sostanze utili da riciclare. Luce, ma anche acqua ed elementi che possono essere ottenuti dal suolo. Questi sono gli ingredienti fondamentali di cui i vegetali hanno bisogno per crescere. La luce viene dal sole ed è per fortuna una risorsa garantita e inesauribile, almeno per qualche milione di anni. Tutto il resto è critico, a cominciare dall'acqua, ovviamente. Per averne a sufficienza occorre spesso prelevarla da falde sotterranee che tuttavia sono tutt'altro che inesauribili. E per questo una linea di ricerca importante è quella che mira a utilizzare sempre più piante che possono crescere anche in terreni aridi. Al CNR in particolare si sta studiando l'opportunità di coltivare per l'alimentazione degli animali erba medica consociata con graminacee perenni, che grazie ad alcune caratteristiche genetiche sono particolarmente resistenti alla carenza d'acqua. Perché quando si parla di coltivazioni, pensiamo sempre a quelle utili per la nostra alimentazione, ma anche gli animali d'allevamento richiedono una enorme quantità di mangime vegetale e consumano circa 4 quinti di tutta la soia coltivata al mondo.
trovare modo di alimentarli in maniera più sostenibile è una priorità planetaria. Per quello che riguarda gli elementi contenuti nel suolo, uno di quelli più problematici è l'azoto. È il quinto elemento più abbondante al mondo ed è il più abbondante nell'atmosfera. Procurarselo quindi non è difficile e per questo milioni di tonnellate di fertilizzanti artificiali a base di azoto si riversano ogni anno sui campi di tutto il pianeta. Il problema è che è troppo, oltre il doppio di quanto sarebbe necessario alla crescita delle piante. Quello in eccesso finisce per essere trascinato via dalle piogge, raggiunge i corsi d'acqua e i mari, sommandosi all'azoto contenuto negli scarti degli allevamenti e a quello prodotto naturalmente dalla decomposizione di animali e piante. In acqua, questa innaturale abbondanza di materiale concimante provoca una crescita smodata di alghe e piante acquatiche, la quale finisce per soffocare tutti gli altri esseri viventi. Nei laghi e nei mari si allargano deserti di acqua priva di vita. Ma c'è un modo per ritrovare un equilibrio fra i bisogni delle piante coltivate e quello dell'ambiente. Al CNR si studia come rendere utilizzabili in coltivazioni su larga scala antichissimi stratagemmi evoluti dalla natura, come le interazioni fra piante e microorganismi in grado di metabolizzare l'azoto presente nel suolo e in atmosfera e renderlo disponibile per i vegetali. Nel caso del riso, si studia come sfruttare la possibile convivenza fra le piantine e particolari microorganismi che possono rendere loro questo servizio senza ricorrere a fertilizzanti artificiali. Per i legumi, a fornire l'azoto necessario, già nelle colture tradizionali, sono dei batteri in grado di catturare quello atmosferico, aumentando anche la fertilità dei suoli. In questo caso, le ricerche mirano a una migliore comprensione dei meccanismi attraverso i quali questo avviene, per poterli rendere ancora più efficienti. L'agricoltura del Novecento si è basata in buona parte sull'abbondanza. Non ci si è occupati a sufficienza di utilizzare al meglio le risorse. Tutti noi, credo, ci ricordiamo di immensi getti d'acqua che irrigavano i campi e molte volte non tutta quell'acqua era necessaria. Buona parte finiva assorbita dal terreno, per non parlare di quella che si perdeva dalle condutture. Tutto questo è destinato a finire. I moderni impianti di irrigazione sono sempre di più a goccia, portano solo l'acqua necessaria e solo alla piantina che ne ha bisogno. Ma c'è di più. L'agricoltura è sempre più destinata a essere personalizzata. Occorre capire i bisogni di ogni lembo di terra, anche inserito all'interno di una gigantesca monocultura, e intervenire solo dove c'è bisogno, ma nel modo migliore. Si è sempre detto che nulla può fare bene a un campo come l'occhio di un contadino. È senza dubbio un elemento prezioso, ma per le enormi coltivazioni necessarie per sfamare il mondo, gli occhi non bastano. Anche perché le persone dedicate all'agricoltura sono sempre meno. Nel 1901 in Italia 6 lavoratori su 10 coltivavano la terra. Oggi sono meno di 5 su 100. La figura dell'esperto in agricoltura è divenuta più complessa, richiede diverse competenze e l'occhio spesso, anziché poggiarsi direttamente sul suolo, è anche dedicato ad analizzare i risultati delle informazioni raccolte da apparecchiature installate su droni, che grazie ad esse
tengono sotto controllo il territorio e da sensori che misurano in continuazione i bisogni delle coltivazioni, metro per metro. Uno dei tanti progetti del CNR in questo settore è la messa a punto di nuove tecniche che, rilevando la luce riflessa da un vigneto, consentono di dedurre lo stato di salute delle piante e migliorarne la gestione. L'ultimo passo è il recupero degli scarti e la restituzione all'ambiente delle sostanze utilizzate, ovviamente in una forma che non lo danneggi. Pensiamo alla lavorazione dell'olio. Ogni anno in Italia genera milioni di tonnellate di acque di scarto che non possono essere reimmesse nell'ambiente direttamente perché contengono, fra l'altro, alte quantità di polifenoli, le medesime sostanze dall'alto valore nutritivo che tuttavia in eccesso possono trasformarsi in inquinanti. Una delle ricerche nell'ambito del progetto Bioeconomia del CNR sviluppa tecniche di filtrazione che consentano di recuperare i preziosi polifenoli, purificando allo stesso tempo le acque di scarto dei frantoi. E sempre la filtrazione, anzi la microfiltrazione, viene studiata per recuperare proteine dagli scarti nella lavorazione della mozzarella di bufala, perché diminuire lo spreco, naturalmente, è un modo per aumentare la produzione. Per tutta la nostra storia di esseri umani non abbiamo fatto altro che cercare di ottenere dalla terra il necessario per nutrirci. Non ci siamo quasi mai riusciti. Oggi, grazie alle tecnologie, in teoria potremmo produrre abbastanza da sfamare una grandissima popolazione, l'intera popolazione del pianeta che sfiora addirittura l'incredibile cifra di 8 miliardi di persone. La sfida è riuscire a farlo in maniera sostenibile, senza danneggiare oltre il sopportabile la salute dell'ambiente. Perché per la prima volta in gioco non c'è solo la sopravvivenza di singoli esseri umani, ma quella della nostra intera specie. Grazie di averci seguito.